Sono molto contenta di essere qui con Emilio Gentile a introdurre il suo intervento intitolato Carisma e leadership nella politica italiana tra fascismo e repubblica. In realtà Emilio Gentile non ha bisogno di presentazioni, è uno storico di fama internazionale, i suoi studi su fascismo e Mussolini, sull'ideologia fascista hanno segnato un prima e un dopo nella ricerca storica, si è dedicato alle religioni della politica, alla religione civile americana, alla Grande Guerra, che è l'oggetto del suo ultimo libro, è stato ordinario di storia contemporanea, è stato visiting professor in Australia, negli Stati Uniti e in Francia, è una firma importante del Domenicale del Sole 24 Ore, che è il supplemento culturale per il quale lavoro, e collaboratore del programma Rai Storia, e di Oggi la Storia, per Radio Svizzera Italiana, e ci parlerà di un tema molto affascinante, perché oggi il concetto di carisma, di capo carismatico, è molto abusato in Italia. Per via della crescente personalizzazione della politica italiana, dopo lo sbriciolamento dei partiti di massa e la nascita di partiti padrone, di partiti persona in qualche modo, si è parlato di capo carismatico, di D'Alema, capo carismatico, poi di Berlusconi, di Grillo oggi, e chi non osa dire che Renzi non sia un capo carismatico dopo il risultato delle ultime europee. Soprattutto dopo l'analisi del voto, no? Si è detto che il 40% ottenuto da Renzi si compone di un 10% ottenuto proprio in virtù del fatto che Renzi è alla guida del PD, quindi un successo personale straordinario. Però ecco, Emilio Gentile ci spiegherà che in realtà l'essere decisionisti, l'essere degli abili comunicatori, l'essere dei trascinatori sono delle doti importanti, ma non bastano a diciamo, definire il carisma, definire un capo carismatico, perché diciamo, le virtù, le doti di un capo carismatico vanno al di là di tutto questo. Il capo carismatico è tale perché viene considerato come investito di una missione. La gente lo segue in massa. Proprio in virtù di questa missione, gli è devota e lo segue con dedizione per questo. E quindi Emilio Gentile nella sua lezione considera un periodo storico definito tra fascismo e repubblica e ci illustrerà proprio gli esempi che meglio incarnano queste doti, il carisma appunto di alcune figure. Io non mi dilungo oltre. Lascio la parola a Emilio Gentile, ascoltiamo una lezione di storia e naturalmente alla fine di questa lezione ci sarà spazio per le domande del pubblico e ringrazio sin d'ora il professore. Spero che si senta, sì, si sente, così non devo avere un gelato in mano che è sempre scomodo, se si squaglia sporca tutto. Il tema è carisma e leadership nella politica italiana fra fascismo e repubblica. Non c'è spazio per arrivare fino a Renzi, come ha suggerito la dottoressa Di Caro, ma probabilmente il nome comparirà. Il problema è che parlare di carisma e leadership nell'Italia fra il fascismo e la Repubblica significa praticamente parlare di tutti i leader politici, perché è difficile che ci sia stato un leader politico che non abbia in qualche modo ricevuto da qualcuno la qualifica di capo carismatico. Noi potremmo dire che questa immagine rappresenta l'Italia di oggi: ha perso la corona, tiene a bada il leone dello spread e della crisi economica, però noi potremmo, visto che siamo nel giorno della festa della Repubblica, io vi auguro buona Repubblica, parafrasare una preghiera rivolgendola all'Italia, tipo salve Italia, piena di grazia, il carisma è con te, tu sei benedetta fra le nazioni e benedetto è il tuo popolo che è guidato da tanti capi carismatici verso il bene comune.
e probabilmente questa parodia di una preghiera, me la permettete, è ciò che implica comunque il fatto che quando si parla di fenomeno carismatico, di capo carismatico, di carisma, si gioca con dei concetti molto pericolosi, perché sono concetti religiosi, e tutto ciò che è religioso ha a che fare col sacro, tutto ciò che è col sacro non si può utilizzare in maniera abusiva. Non ci può essere un'inflazione del termine carisma e carismatico, perché in questo modo noi rischiamo, come è evidente, di fare arrabbiare Max Weber, che il concetto lo ha coniato, e lo si vede chiaramente che lui è piuttosto crucciato, perché quando sente parlare dell'Italia sente parlare di leader carismatici che vanno da Cavour a Garibaldi e Mazzini, che sicuramente furono leader carismatici, ma è difficile pensare che un uomo razionale, freddo, anche se fortemente condizionato da crisi di nervi tutte le volte che la sua politica non veniva eseguita come Cavour, non potesse essere un leader carismatico. Però siccome il carisma si basa moltissimo sull'aspetto fisico, difficilmente noi possiamo immaginare un capo carismatico che sta chiuso in una stanza buia e trasmette soltanto attraverso una voce meccanica, perché come Max Weber insegna esiste anche il carisma della parola, quindi il carisma è legato a un aspetto fisico. Non facciamo una rozza formulazione lombrosiana di chi ha le qualità carismatiche nel suo aspetto fisico, ma certamente un leader carismatico ha bisogno di far vedere come è, chi è, e il suo aspetto fisico molto spesso è un fattore di sviluppo di una predisposizione carismatica. In questo caso credo che un uomo che ha quella faccia che ha Cavour, con quel sorriso machiavellico, difficilmente possa ispirare quel senso di dedizione e immaginare che è una missione. Invece questi due sicuramente sono capi carismatici, lo sono stati, lo si vede dal modo in cui si atteggiano. Ovviamente questi non sono stati nella loro politica carismatica così uniti come appaiono papà e il figlio, ma sicuramente Mazzini sentiva di avere un potere carismatico nel modo stesso in cui concepiva la politica, perché un capo carismatico non può che concepire la politica come una sorta di dedizione religiosa al bene comune. Che cosa sia poi il bene comune è difficile dirlo, come è difficile dire quale sia il comune senso del pudore. E vedremo che in Italia, dal fascismo alla Repubblica, in soli 30 anni sono cambiati radicalmente il modo di concepire il bene comune da parte di diversi capi che sono stati considerati capi carismatici. Sicuramente lo furono Mazzini e Garibaldi in modo diverso. È difficile pensare che De Pretis sia stato un capo carismatico, non solo perché aveva la barba, poteva essere Mosè, e Mosè era sicuramente un capo carismatico, ma perché tutta la sua arte del governo era basata sul trasformismo, cioè non tanto sul creare una comunità di fedeli, quanto cercare di raggruppare in tutte le circostanze possibili una propria maggioranza parlamentare. Lo si lega a volte il carattere carismatico alla lunga durata al potere, e sicuramente De Pretis è stato a lungo al potere, come lo è stato Francesco Crispi, come lo è stato Giovanni Giolitti. Ma io vi inviterei, il corpo è significativo nel capo carismatico, il modo in cui si atteggia è significativo per il capo carismatico, e credo che anche in questo caso, se guardiamo De Pretis, guardiamo Crispi e guardiamo Giolitti, non è difficile individuare che chi si atteggia a capo carismatico è Crispi. Sono tre statisti che hanno governato il più a lungo l'Italia liberale, ma di tutti questi tre l'unico che possiamo definire capo carismatico o riconosciuto come tale è Crispi. Quali sono le sue caratteristiche? Beh, era un uomo che aveva partecipato al Risorgimento in modo attivo, combattivo, dalla parte di Mazzini, dalla parte del popolo. Popolo, nazione, il capo carismatico è colui il quale ritiene di incarnare in sé la volontà di una collettività. Si presenta a questa collettività come colui il quale ne incarna la volontà e ne indica la strada, il bene comune. Se la comunità lo riconosce come tale, nasce il rapporto carismatico. Il rapporto carismatico non è un rapporto a senso unico. Qui c'è da precisare per esempio gli equivoci fortissimi che ci sono, e citiamo un esempio di un capo carismatico, a mio parere, ricco di doti personali, potenzialmente carismatiche, ma che non lo fu, Pietro Nenni. In una intervista con Oriana Fallaci, Nenni sostiene che si può diventare dittatore,
Se tu lo vuoi puoi diventare dittatore. Chiunque può diventare dittatore. Anche lei, rivolta alla Fallaci, che per fortuna non ha ascoltato il suo consiglio, se lei lo volesse, anch'io se lo volessi. Forse Nenni lo voleva, ma non c'è riuscito. Perché un dittatore, dice Pietro Nenni, che di politica e di capi carismatici se ne intendeva, non è mai un predestinato. La caratteristica fondamentale del capo carismatico nella sua coscienza e nella coscienza di chi lo riconosce come tale, secondo Max Weber, è essere considerato predestinato. Invece per Nenni un dittatore si inventa, basta che lui lo voglia, ripeto, e che qualcuno ne abbia bisogno. Cioè, se io a questo punto dicessi, oggi siamo in crisi, voglio essere un dittatore, voi ne avete bisogno e voi mi fate dittatore. Ecco, per Nenni così può accadere. Basta, io parlo del dittatore moderno, perché lui diceva Alessandro, Cesare, Carlo Magno, questi erano capi carismatici, ma non c'era la macchina della propaganda che li preparava. Quindi una condizione per Nenni, per essere veramente un dittatore carismatico, è che non avvenga attraverso la costruzione di una macchina di propaganda. E secondo Nenni tutti i dittatori moderni, io parlo del dittatore moderno, del capo che si impone o viene imposto alle masse attraverso la macchina pubblicitaria. Quello, io dico, si inventa, replica la Fallaci. Ma se scelgono lui anziché un altro e lui lo vuole e ci riesce, deve avere qualcosa di diverso, Nenni, qualcosa di più. E Nenni, quasi un po' ironico, sarcastico, vuole dire il carisma, sorrise Nenni. Anche il carisma si inventa, perlomeno si costruisce. Coi miei 80 anni le dico che da Napoleone in poi non esiste un leader carismatico che non sia inventato. E poi il leader carismatico non ha bisogno di vero carisma. E noi, se parliamo di capo carismatico, in politica, che è il limite entro il quale noi discutiamo oggi e ci rivolgiamo ad un politico che sicuramente aveva doti carismatiche, cioè una capacità di comunicazione, una oratoria travolgente, uno stile giornalistico efficacissimo e la convinzione, prima repubblicano, poi socialista, di essere comunque un protagonista che incarnava in sé la rivoluzione per il bene comune dell'Italia e degli italiani. Però lui, nonostante tutta la sua esperienza politica, crede che i capi carismatici si inventano, addirittura che un capo carismatico non ha bisogno di un vero carisma. E sicuramente non basta avere una grande capacità di dominio politico come l'ha avuta De Pretis, Crispi e Giolitti per essere capi carismatici. Se c'è stato un uomo che non ha mai suscitato in tutti coloro che pur lo seguivano fedelmente un rapporto emotivo di tipo carismatico, cioè riconoscendo in lui caratteristiche predestinate, è stato Giovanni Giolitti, che invece veniva addirittura accusato di essere un uomo totalmente arido, un opportunista, un trasformista, un corrotto e un corruttore. Generalmente il capo carismatico è ritenuto un puro. Lo stesso si può dire di tutta la classe dirigente liberale. E qui facciamo una distinzione: non sempre la personalizzazione della politica, che era una costante della storia italiana, ma non solo della storia italiana, vi sfido a dirmi se non è personalizzazione della politica Reagan, Obama, Clinton, Thatcher, Blair. La personalizzazione della politica è un fatto inevitabile, specialmente in democrazia, dove non esistendo più il re per diritto divino, un uomo che incarni comunque una politica, le masse lo vogliono vedere, e comunque l'uomo o la donna che incarnano la politica, una volta che hanno il potere, lo vogliono conservare. In questo modo si genera in tutti i paesi, non solo l'Italia, una personalizzazione del potere della politica, che di per sé però non genera fenomeni carismatici. La caratteristica fondamentale del fenomeno carismatico è di essere rivoluzionario, al di fuori delle regole, contro le regole. Ovviamente chi vuole fare il rottamatore, vuole abolire il Senato, è sicuramente uno che sta andando contro le regole, soprattutto contro le regole della tradizione. Per Max Weber il capo carismatico si distingue dal potere della tradizione, che è quello più importante, dal potere burocratico. Quello della tradizione è basato sulla devozione sacrale a ciò che è consacrato dal passato. Quello burocratico sull'elaborazione di norme razionali,
per compiere delle azioni finalizzate ad uno scopo razionalmente espresso, quello carismatico è una esplosione emotiva di un sentimento di fede. E quindi da questo punto di vista non basta avere a lungo il potere se non hai delle qualità. Qualità rivoluzionarie che devo rompere e scardinare un ordinamento esistente consacrato dalla tradizione o dalla burocrazia. La classe dirigente liberale ha avuto una fortissima personalizzazione del potere, per cui si diceva che il Parlamento italiano era formato da Giolittiani, Crispini, Sonniniani, Salandrini, Orlandiani, Nittiani. Nessuno di questi, nonostante Nitti fosse il più intelligente, il più colto e addirittura si era associato un po' abusivamente con la vittoria italiana nel 1918, non riesce a diventare un capo carismatico. Quindi personalizzazione del potere, personalizzazione della politica, lunga permanenza al potere controllando tutti gli strumenti della possibile macchina pubblicitaria non bastano a creare un capo carismatico. Il capo carismatico sicuramente non lo è stato l'ultimo presidente del Consiglio del governo liberale, Facta, il quale nel momento in cui i fascisti marciavano su Roma si fece trovare a letto, era ottobre come voi sapete, a letto con il tirabaffi per tenerseli belli su dritti dritti. I fascisti marciavano su Roma e lui sapeva, erano arrivate già le notizie, e lui stava a letto ed era talmente incapace di ordinare qualcosa a qualcuno che faceva freddo e si era messo i suoi vestiti addosso per ripararsi invece di chiedere in albergo una coperta. E veniamo alla invenzione del carisma. E qui il caso di Mussolini è uno dei più straordinari nella storia dei fenomeni carismatici del Novecento. Dire questo non significa pendere in qualche modo nell'attribuire qualcosa di positivo al carisma di Mussolini, quindi mettiamo al bando che parlare del carisma di Mussolini come uno dei più straordinari del XX secolo, che poi ci aiuta a capire anche quello che accade dopo nell'Italia repubblicana, non significa alludere in qualche modo a delle qualità positive. Ma innanzitutto la fisicità del capo carismatico è evidente. Io vi potrei sfidare e dire semplicemente: fra i due chi è il capo di una rivoluzione armata? Caratteristica fondamentale del capo carismatico, poi vedremo se Mussolini lo era, in che misura lo era e se lo è stato sempre. Il capo carismatico è generalmente colui il quale rompe con la tradizione, rompe con la burocrazia. Classe politica, noi parliamo anche di questo, cioè della classe che dovrebbe in Parlamento occuparsi del bene comune. Però siccome non lo sanno che cos'è, come non sanno com'è il comune senso del pudore, litigano e si dividono e alla fine c'è qualcuno che dice lo so io e solo io, quello si candida a diventare capo carismatico. In questo caso passiamo un po' a delle statistiche molto rozze. La classe dirigente liberale dal 1887 fino al 1904 praticamente si rinnova la classe parlamentare sempre al di sotto del 20%. Generalmente chi sedeva in Parlamento era un deputato almeno da 5 legislature. La prima caratteristica del potere carismatico è di non seguire questa lunga legittimazione attraverso l'esercizio dell'attività parlamentare. Comincia a cambiare nel 1904, quando Giolitti vuole democratizzare il sistema parlamentare, e la percentuale dei nuovi parlamentari, dei giovani parlamentari, passa dal 24 al circa il 30%, ma è sempre un ricambio molto lento. Questo significa che giovani ardimentosi, giovani convinti di sapere qual è il bene comune e dove devono guidare la nazione, non possono aspettare questa lunga trafila per cui si diventava deputati e si poteva essere candidati molto raramente se non dopo aver fatto una lunga trafila nel vecchio sistema. Ebbene, questo signore a cui venne affidato il governo della quarta potenza mondiale nel 1922 era deputato soltanto da 18 mesi. Questa è una grande novità che si collega, non è un fenomeno eccezionale di Mussolini, perché le elezioni del 1919, e qui vediamo come c'è collegamento fra una situazione di cambiamento radicale e la possibilità che emerga un capo carismatico. Le elezioni del 1919 furono la più radicale innovazione del sistema parlamentare perché fu rinnovato a quasi l'80%, cioè l'80% dei parlamentari italiani nel 1919 erano nuovi. E di questo 70-80%, ben il 51-52% apparteneva a due forze politiche che non si riconoscevano nello Stato liberale, socialisti e popolari.
Quindi è una radicale trasformazione di un sistema che, grazie alla personalizzazione del potere di Giolittiani, Salandriani, De Petisiani, si era sempre conservato nell'ambito di una ristretta classe politica che si rinnovava molto lentamente, con una radicale innovazione per cui nel Parlamento del 1919 siedono in maggioranza deputati completamente nuovi che non hanno più nessun rapporto né di fedeltà ideologica né di tradizione con lo Stato liberale, socialisti e popolari. Mussolini in quel momento è nulla, nel 1919 quando nasce questa profonda rivoluzione parlamentare con due partiti di massa antitetici alla classe dirigente liberale, Mussolini sta pensando di prendere il suo violino e andarsene in America e guadagnarsi la vita suonando il violino. Uno si dice, se lo avesse fatto, probabilmente i destini della sua famiglia sarebbero stati diversi. Come probabilmente se avessero dato l'ammissione all'Accademia delle Belle Arti a Adolfo Hitler, probabilmente il destino dell'arte sarebbe stato diverso, almeno in Europa. Il carisma si inventa, bene, Mussolini nel 1919 può volere, vuole inventare un carisma, lancia l'appello a tutti i combattenti, a tutti i reduci, da ogni parte, dai nazionalisti ai sindacalisti rivoluzionari, ma non ottiene nessun riconoscimento che lui è un capo carismatico. E fino al 1920, fino alla fine del 1920, lui non è un capo carismatico. Non lo è, non viene riconosciuto come tale, nessuno lo chiama Duce. Gli stessi fascisti che stanno con lui lo chiamano Benito, compagno Benito, o al massimo professor Mussolini. Non è un capo carismatico, nessuno lo riconosce per capo carismatico. Il capo carismatico in questo periodo, ma noi non possiamo parlare perché non è nella classe politica che governa l'Italia, è Gabriele D'Annunzio, lo è per i fascisti, lo è per i nazionalisti, lui è un capo carismatico. Mussolini non è un capo carismatico, dunque se seguiamo Nenni possiamo dire che i capi carismatici lo possono volere ma possono non diventarlo se non c'è una macchina pubblicitaria. Il caso di Mussolini è singolare, è straordinario in tutto il fenomeno carismatico del XX secolo, perché Mussolini è stato l'unico capo carismatico che ha vissuto l'esperienza di avere e di essere riconosciuto come capo carismatico da movimenti politici antagonisti, di avere e perdere il carisma, di conquistarlo e riperderlo, cosa che non è mai accaduta a nessun altro capo carismatico. Esempio banalissimo, Lenin nasce comunista, muore comunista e sicuramente per i suoi seguaci era un capo carismatico. Stalin sicuramente non lo era, ma il potere lo rende carismatico, ma nasce comunista e muore comunista. Hitler sicuramente era un capo carismatico, ma nasce nazista e muore nazista. Mussolini nasce politicamente socialista e viene riconosciuto capo carismatico. Perde il carisma come socialista e lo conquista come capo dell'interventismo. Lo perde come capo dell'interventismo e non lo conquista come capo del fascismo. In quel caso noi possiamo dire che soltanto quando lui diventa dittatore assoluto dell'Italia e del partito fascista comincia a costruirsi il ruolo carismatico di Mussolini, e questo lo vedremo per vedere anche poi cosa questo comporta sulla classe politica che succederà al fascismo. Bene, quello che sicuramente Nenni trascurava di dire, o forse diceva qualcosa che non era vero, o forse a lui non risultava, ma comunque era un piccolo falso storico, perché ovviamente Loriana Fallaci gli chiede dei suoi rapporti con Mussolini, erano molto amici, probabilmente Mussolini lo salvò anche dal campo di concentramento, dal finire ad Auschwitz come la figlia. Niente in lui, raccontava della sua amicizia, niente in lui denunciava il futuro dittatore, non si intravedeva neanche il capo carismatico, era un giovanotto come tanti, un po' esaltato, ma pieno di complessi e di debolezze, aveva paura del buio e camminava rasenti marciapiedi la notte. Se qualcuno mi avesse detto a quel tempo, cioè 11-12, che Mussolini sarebbe diventato il duce, gli avrei dato dello scemo. Beh, qui rimaniamo un po' stupefatti a queste affermazioni di Nenni, perché se leggiamo quello che scriveva Perché io scrivo e poi non so leggere? Capita a volte.
quello che scriveva un socialista nemico di Mussolini, socialista. Zibordi, Mussolini, come voi sapete, qui lo vediamo a 29 anni, quando oscuro, oscurissimo socialista rivoluzionario romagnolo, di colpo si impone sulla scena nazionale perché vince il congresso socialista di Reggio Emilia nel 1912 e a soli 29 anni diventa la figura più prestigiosa del socialismo rivoluzionario, tanto che detronizza i fondatori del partito come Turati, come Treves, fa espellere Bonomi, Bissolati e viene nominato direttore dell'Avanti, addirittura già con una tendenza a identificarlo con il socialismo. Qui siamo nel 13, c'è un processo, lui viene assolto e viene diffusa una cartolina con l'immagine di Mussolini e dell'Avanti. Qui non c'è nessuna macchina della propaganda, a meno che non possiamo considerare questa la macchina della propaganda, ma quando Mussolini diventa la figura più prestigiosa del Partito Socialista Rivoluzionario, che da quel momento sceglie la via rivoluzionaria e non l'abbandonerà fino al 1956, Zibordi, che era un suo nemico politico, scriveva che in Mussolini bisogna sentire forte questo senso di superiorità dovuto alla sua ambizione, di colui il quale ha istituito nel partito una dittatura che ha basi individuali e basi collettive, psicologiche o meglio sentimentali. Egli, Mussolini, fa ingerire alle masse tutto quello che vuole grazie al prestigio irresistibile della sua combattività aspra ma elevata e al fascino delle sue doti personali di credente e di milite. Dunque un acerrimo avversario politico di Benito Mussolini, che viene buttato fuori dalla direzione del partito, definisce Mussolini con quelle che sono le caratteristiche tipiche di una persona che può essere individuata come un capo carismatico. Ma abbiamo un'altra testimonianza. Un giornale sindacalista napoletano, dopo il successo di Mussolini al congresso di Reggio Emilia, lo descrive pallido, pensoso, con due occhi ardenti, con una fiamma di bontà sparsa sul viso. Dove ha visto la bontà è difficile dirlo, ma a volte la bontà, come il bene comune, il senso comune del pudore, ha delle percezioni diverse. E Paolo Valera, un anarchico che sarà contro Mussolini fascista, scrive sempre nel 1912: il nuovo capo della corrente rivoluzionaria è un cerebrale del socialismo rivoluzionario, un temperamento senza deviazioni, è tutto di bronzo. E Salvemini, Gaetano Salvemini, che certamente non era uno stupido, non era uno scemo, come avrebbe detto Nenni, disse sempre nel 1912, nel 1913, mano a mano che Mussolini trionfava come il capo di un partito socialista sempre più radicalmente, integralmente, intransigentemente rivoluzionario, diceva: Mussolini è un giovane che ha fede e carattere, lui era contro il socialismo rivoluzionario, è una di quelle personalità che portano in sé tanto destino d'Italia. Se c'è un'altra definizione del capo carismatico è esattamente questa. C'è un Mussolini socialista che diventa capo carismatico dalle testimonianze che noi ne abbiamo, e non c'è assolutamente nessuna macchina della propaganda che lo prepara, lo predispone, lo costruisce come capo carismatico, anche se poi ovviamente la propaganda funziona. Ma non si può vendere il ghiaccio agli eschimesi, non si può vendere la sabbia agli arabi del deserto. Non si può inventare un carismatico se la gente non è disposta ad accoglierlo, oppure, come dice Max Weber, se non dai continuamente prova che tu sei predestinato e se corrispondi alla missione che il seguito che ti è devoto si aspetta da te. Bene, quando Mussolini decide di passare dal neutralismo all'interventismo, il capo carismatico scompare. Lui diventa il capo carismatico, l'idolo adorato dalle folle, l'uomo che incarnava il socialismo rivoluzionario, le speranze d'Italia, viene considerato un traditore, un opportunista e un traditore. Ma questo opportunista e questo traditore, in soli 2 anni da quando era considerato un cadavere
i socialisti gli fecero un funerale simbolico, diventa il presidente del Consiglio più giovane d'Italia, prima che ovviamente ci sia stato un fenomeno che lo ha superato di 2 mesi, ma in un modo curioso, e siamo al secondo grande rivolgimento. Il primo è quello del 1919, quando l'intero Parlamento si trasforma radicalmente perché entrano nuovi partiti dominanti, e qui abbiamo, con un atto di forza che viene legittimato dal sovrano, ma è comunque un atto di forza rivoluzionario, l'imposizione di una nuova minoranza come classe politica dominante attraverso una forma completamente inusitata di organizzazione politica, l'organizzazione armata. Non si è mai visto nella storia delle democrazie parlamentari un presidente del Consiglio che andasse in giro in divisa, non da caporale come era dell'esercito italiano, ma da caporale della milizia, cioè da caporale comandante di una milizia privata con la quale il fascismo era riuscito in 2 anni a distruggere tutti i partiti avversari ed arrivare al potere e l'ha legalizzata. E qui siamo appena nel 1923, 28 ottobre 1923. Voi immaginate Renzi che a un anno dalla sua nomina a Presidente del Consiglio decide di far coniare delle monete con cui c'è scritto Renzi anno primo dell'era di Renzi, o che organizzi una grande parata? Non si sa mai, però intanto... Allora ha ragione. Allora facciamo al passato. È vero, uno storico non deve mai avventurarsi nelle previsioni, però può fare le previsioni al passato. Ecco. Allora diciamo, neanche Berlusconi e prima di lui, né De Gasperi né Crack si hanno mai pensato che dopo un anno al governo dovevano istituire una cerimonia, una celebrazione pubblica del loro primo anno al governo. E addirittura far coniare una moneta, far stampare un francobollo per celebrare il loro primo anno di governo. O addirittura andare in giro per l'Italia in divisa militare di una milizia che non era quella dell'esercito regolare. Ma attenzione, questo signore in questo momento è sicuramente un uomo potente, è sicuramente un dittatore, lo diventerà poi definitivamente fra 2 anni, ma non è ancora riconosciuto come capo carismatico neanche dai fascisti. Perché? Perché Mussolini non è l'artefice del movimento fascista di massa. Quando il fascismo di massa, che esplode con lo squadrismo agrario, diventa un movimento di massa, Mussolini è pressoché sconosciuto, non ha avuto nessuna parte. E quando Mussolini nel 21 vorrebbe trasformare questo movimento armato in un partito parlamentare e fare la pace con i socialisti e trovare la sua cuccia all'interno del sistema parlamentare, la massa fascista si ribella, lo chiama traditore: hai tradito i socialisti, ora tradisci il fascismo. E rimarrà profondamente diffidente nei confronti di Mussolini fascista, tant'è vero che ancora nel 1924, durante la crisi del delitto Matteotti, i fascisti si rivolgeranno a lui dicendo: voi presidente non rappresentate tutto il fascismo. Mussolini in questo caso, questa è tutta una leggenda storica che nasca col carisma del Duce, riesce a farsi riconoscere come Duce soltanto da un piccolo gruppo, ma in forma definitiva soltanto quando mostrerà con il successo, cioè con la capacità di rimanere al potere, di superare la crisi Matteotti e di imporre un regime totalitario, che lui veramente incarna il bene comune dell'Italia come lo interpretavano i fascisti. Si può obiettare e dare ragione a Nenni, sì, ma in questo caso al governo già opera la macchina della propaganda. La propaganda è sempre fondamentale, naturalmente, in una politica di massa, per costruire, ma anche per alimentare una personalità che abbia in sé delle doti di carattere carismatico. Però ci domandiamo come mai un uomo smaliziato, molto anziano, un irredentista, Giovanni Giuriati, scriva a Mussolini nel 1923 per manifestargli la sua fede fermissima che tu sia il veltro vaticinato da Dante. Dice: grazie, è un adulatore. Scrive a Mussolini, lo vuole adulare, dice che è il veltro vaticinato da Grandi. Ma è interessante perché dopo che nel 1934 Giuriati, disgustato dall'ambiente del partito che lui aveva governato per un anno, disgustato da tutta la politica di Mussolini, abbandona definitivamente la politica, ma scrive nelle sue memorie,
Quindi non lo sta scrivendo a Mussolini, col quale di fatto ha rotto politicamente, rimane emarginato fino alla fine, che lui riteneva, lui, Giuriati, uomo navigato, che Mussolini fosse l'uomo predestinato a ricongiungere in Roma, secondo l'idea di Dante, i due simboli sacri, la croce e l'aquila, a fugare non dall'Italia soltanto, ma dalla faccia della terra. Oh, mica solo l'Italia. Anche Renzi vuole passare all'Europa e poi al mondo, però. Però insomma, il bene comune è inteso molto diversamente, quindi a fugare non dall'Italia soltanto, ma dalla faccia della terra, il disordine morale e civile, l'eresia e la guerra. Cioè quest'uomo che ha conosciuto benissimo e le descrive le meschinità, le piccinerie di Mussolini dopo 10 anni al potere, quando lo lascia perché ne è disgustato, scontento e si ritira, continua a pensare che Mussolini era l'uomo predestinato a ricongiungere addirittura le due teste dell'aquila, addirittura a realizzare il veltro di Dante. Abbiamo un altro esempio di un'altra persona che è diventata leggendaria per essere il critico del fascismo, il fascismo critico, quasi un fascista non fascista, come Giuseppe Bottai. Ebbene, Bottai anche lui nel 1932 lascia, viene dimesso, perché non lo lasciava, Mussolini dimetteva da ministro e scrive a Mussolini dicendogli: mi assalirà solo talvolta la nostalgia del capo, della sua presenza, del suo ordine. Cercherò di superarla pensando che anche nella mia vita privata, come ormai da tanti anni, Mussolini opererà come una forza incessante di miglioramento e di perfezionamento. Giuseppe Bottai, fascista critico, si rivolge a Mussolini dicendole addirittura che la sua potenza agiva anche nella sua vita privata. È una lettera a Mussolini, ovviamente, adulazione. Adulazione, come direbbe Lello Arena, annunciazione, annunciazione, adulazione, adulazione. Però Bottai nel 40, anche lui conosce benissimo tutte le meschinità di Mussolini, tutte le sue piccinerie, tutti i suoi errori gravissimi che sta commettendo, sempre pensando che incarna il bene comune dell'Italia, ma cominciavano già a vederlo diversamente Mussolini e alcuni dei suoi gerarchi. Ebbene, Bottai va da Mussolini che lo spedisce in Grecia nel 40, nel 41, e lui scrive nel suo diario, cioè scrive a se stesso, un diario che verrà pubblicato dopo la morte, quindi non è una adulazione pubblica per ottenere qualcosa. Dal mio capo non ho avuto, partendo, il saluto da uomo a uomo, cui soltanto l'anima mia di gregario fedele aspirava. Ma fedele gli sono e gli dedico la mia morte, che con quella di tanti e tanti soldati sia per il suo spirito feconda di rinnovamento morale della nostra Italia. Un capo è una ragione di vita. Non credo che si possano descrivere con aggettivi diversi quello che si intende essere il potere carismatico. Mussolini sicuramente fu un capo carismatico di tipo del tutto speciale, con una concezione del bene comune che faceva identificare la nazione con il fascismo con la nazione, tutte e due con la sua figura, di una concezione del bene comune che passava attraverso la irreggimentazione militare e totalitaria degli italiani che lo volessero o no, destinati ad essere guidati dal capo carismatico verso nuovi destini imperiali, verso la creazione di una nuova civiltà, addirittura con una radicale trasformazione della classe politica, della sua funzione e del suo stile. Attraverso il fascismo, abbiamo visto la prima rivoluzione parlamentare nel 19, la seconda rivoluzione comincia ad avvenire nel 24, quando grazie a una legge Acerbo che consentiva, niente allusione a leggi in corso, a leggi truffe, che consentiva ai fascisti di avere praticamente il controllo della Camera, ma ci furono ancora alcuni milioni di antifascisti che non ebbero paura e votarono per i deputati antifascisti. Dal 29, con le prime elezioni plebiscitarie, la Camera diventa integralmente fascista, con un forte rinnovamento, perché sono tutti moltissimo più giovani delle classi politiche precedenti, hanno tutti come caratteristica in maggioranza di essere fascisti della prima ora, come si diceva, cioè prima della marcia su Roma, e sono quasi tutti di professione politici, inizia il professionismo politico in maniera molto netta. Ma dal 1939 vengono anch'essi militarizzati, viene abolito il Parlamento e l'ultimo fantasma di elezione che era il plebiscito, e praticamente la Camera delle Fasce delle Corporazioni
raccoglie tutti coloro che sono dirigenti del partito e dirigenti delle corporazioni, ma sono tutti in divisa militare. La classe politica del fascismo, che ritiene di possedere il motivo e la ragione, lo scopo del bene comune degli italiani, ritiene che questo bene si identifichi con la militarizzazione, il culto carismatico del capo. Il culto carismatico del capo. Prima ancora che sorgesse il culto di Stalin, in Europa il primo culto carismatico del Novecento dedicato ad una persona vivente è quello dedicato dal fascismo a Mussolini. C'era quello di Lenin in Russia, ma era morto. Ci sarà quello di Stalin, ma dopo il 1929, per cui probabilmente Stalin ha copiato da Mussolini. E la fine di Mussolini, per quanto macabra possa essere questa fotografia, corrisponde esattamente al fenomeno carismatico come lo descrive Max Weber. Quando il capo carismatico, così come il carisma nelle antiche tribù, non riesce più a dar prova del suo successo, e il successo consiste nel fare il bene comune di coloro i quali lo considerano un capo carismatico, il capo carismatico viene punito. Weber fa il paragone con i re, che se non riescono nelle tribù, che se non riescono a far piovere, vengono sacrificati, perché vuol dire che hanno perso il carisma, o è necessario sacrificarli per ingraziarsi colui il quale ha dato il carisma, e cioè la divinità. In questo caso si può dire che la macabra messa in scena nel 1945 a Piazzale Loreto era la liberazione di una oppressione carismatica che soltanto attraverso la dissacrazione del corpo poteva consumare quel lungo rapporto carismatico che Mussolini aveva avuto con gli italiani. Come vedete, questi fanno retromarcia, è un piccolo scherzo che mi sono permesso, una intera classe politica militarizzata con il culto e la cultura del capo carismatico. Cioè, noi per 20 anni l'Italia è stata governata da una classe politica di persone anche di ingegno, tant'è vero che poi hanno fatto carriera anche dopo il fascismo, ma convinti che il popolo andava nutrito del culto carismatico del capo e non con l'educazione razionale a formarsi una libera coscienza. E lo stacco è netto di una grande rivoluzione che nella Costituente e nelle prime elezioni per la Camera dei Deputati del 1946 quasi l'85% dei parlamentari sono nuovi. Sono nuovi e al 76% appartengono a tre partiti di massa: cattolici, socialisti, sono più numerosi nel 1946, e comunisti. E qui si pone la questione. L'Italia ha vissuto 20 anni di oppressione carismatica, che sia stata spontanea o artificialmente costruita. Gli italiani, 43-44 milioni di italiani, sono stati sottoposti ad un lavaggio carismatico per 20 anni. Si sono liberati di questo complesso carismatico massacrando il corpo del capo carismatico. Ma con i partiti di massa il fenomeno si ripropone? Noi sappiamo che i partiti di massa vogliono cancellare in ogni modo ogni traccia della eredità dell'esperienza carismatica fascista, ma non ci riescono, perché l'esperienza carismatica di un partito di massa capillare che aveva esteso la sua presenza e il culto del capo in tutta la nazione, cosa che non era mai accaduta prima, era qualche cosa che stava lì. E allora si è analizzato il linguaggio, i rituali, i comportamenti, e si vede che i partiti di massa non possono non tener conto come fatto tecnico dell'esperienza fascista, come esperienza tecnica, non ideologica, esperienza tecnica di aggregazione, di mobilitazione e di organizzazione delle masse. E la differenza però è, lo stacco è netto. Ecco, è importante, noi abbiamo visto una situazione, quella del primo dopoguerra, socialisti, popolari, esplodere un movimento di massa armato che alla fine sceglie un capo carismatico, ma lo fa nell'ambito di una cultura militarizzata e mitica, che cioè rifiuta per principio, per teoria, tutto ciò che è razionale approccio alla definizione del bene comune attraverso la dialettica fra diversi modi di interpretarlo. Uno è il bene comune, lo incarna il duce e tu ci devi credere e basta. E in più mettiti in divisa, credi, obbedisci e combatti. I parlamentari della Repubblica Italiana, fra cui ci sono anche 25 donne all'Assemblea Costituente, non hanno questo tipo di cultura. Sono socialisti, sono cattolici, sono comunisti, hanno una cultura che è razionalista per i socialisti, è razionalista per i comunisti, è un razionalismo temperato dalla fede per i democristiani. E i volti non dimostrano affatto
per quanto li si studi attentamente, non ho trovato un'immagine migliore, non hanno nessuna predisposizione fisica ad essere individuati come capi carismatici, perché non si atteggiano a capi carismatici, ma a modesti cultori della ricerca del bene comune. E qui vediamo i tre capi dei tre grandi partiti di massa, cioè coloro i quali praticamente sostituiscono l'enorme partito fascista che prendeva il 90% nelle elezioni plebiscitarie con un 75% che li fa i partiti dominanti del Parlamento e collaborano insieme nonostante abbiano idee diverse di quale debba essere il bene comune. Vediamo dei professionisti, potremmo dire, della politica, ma nessuno di loro lo era, tranne Nenni e Togliatti. De Gasperi non era un professionista della politica. Questo si nota nelle elezioni del 1946 per l'Assemblea Costituente, per la Camera dei Deputati e poi nelle successive fino al 1953, dove noi ci fermeremo, anzi fra poco mi fermo anche prima. C'è un ricambio notevolissimo, sono tutte persone estranee alla politica, sono circa il 15% appena quelli che vengono dal Parlamento prefascista, la maggior parte sono della classe politica, sono tutte persone che si sono formate attraverso l'esperienza dell'antifascismo militante, della resistenza clandestina o anche come giovani socialisti e democristiani attraverso l'esperienza fascista, ma maturando poi un atteggiamento antifascista. Nessuno di questi può aspirare formalmente a diventare un capo carismatico, perché sarebbe come esprimere una certa nostalgia o tentazione mussoliniana. Si usa allora moltissimo nella polemica il Partito Comunista è totalitario, il Partito Comunista della Democrazia Cristiana è totalitaria, quindi parlare di totalitarismo, di carisma eccetera significava evocare un'esperienza impronunciabile. Però i fatti avvengono e noi abbiamo il primo personaggio intorno al quale si cerca di costruire un alone carismatico. La stampa democristiana, il popolo cerca di costruire un alone carismatico, ma come si diceva, perché si possa costruirlo bisogna che ci sia almeno una base, non lo si può inventare dal nulla. E in questo caso, se noi prendiamo un ritratto patetico, ma non tutto sfavorevole, anche perché poi lo ha votato, Montanelli, De Gasperi, un uomo vestito di grigio, con i suoi occhi grigi così poco cesarei, col suo volto di pietra grigio anch'esso, difficilmente può suscitare un profondo senso di entusiasmo, che sono i termini dell'esperienza carismatica, di devozione, di fede, di dedizione. Certamente però, e qui noi abbiamo più forte l'altra componente che abbiamo ignorato finora, della leadership. Sicuramente De Gasperi è un uomo che introduce in Italia, nell'Italia repubblicana, un forte concetto e una forte personalizzazione di una leadership politica, e qui non ci sono confronti col presente, fondata su un forte pragmatismo alimentato da un altissimo senso della moralità individuale e pubblica. Di un uomo che dopo il 48 poteva diventare un dittatore carismatico con un partito al 48,5% e che nonostante tutto vuole la collaborazione di forze laiche. E non lo fa dicendo perché io incarno il bene della nazione, ma perché io non so qual è il bene della nazione e dobbiamo cercarlo insieme. E lo cerca con i socialisti, lo cerca con i comunisti fino al 1947, lo cercherà con i partiti laici fino al 1953. Difficile considerare capo carismatico, ma che comunque potremmo dire ha una leadership di prestigio. C'è il carisma e c'è il prestigio. De Gasperi non ha carisma ma ha prestigio, cioè impone un senso spontaneo di autorità dovuta alle sue qualità di abilissimo mediatore che riesce a tenere insieme senza scosse, senza guerra civile, partiti che hanno concezioni del bene comune opposte, e uno di questi partiti è fortemente carismatico, il Partito Comunista, eppure riesce a mantenere, fin quanto gli è possibile, una collaborazione. Perché? Perché viene dall'esperienza prefascista, viene dal Partito Popolare, accetta la Democrazia Cristiana, ma lui ancora ragiona con la mentalità di un uomo del Partito Popolare e, tranne forse in questa faccia che sembra quella di un nonno burbero, non ha nulla che possa farlo apparire come un capo carismatico. Noi abbiamo una effettiva costruzione deliberata di un carisma intorno a De Gasperi, questo forse è l'unico atteggiamento in cui sembra voler accennare a un gesto carismatico, con i suoi funerali. Perché De Gasperi non può aspirare a diventare un capo carismatico neanche attraverso la costruzione
E qui veniamo ad un altro aspetto del potere carismatico, che a differenza di quello che dice Nenni non si può inventare, non si può costruire se mancano le condizioni e soprattutto se sei nell'ambito di una collettività che ti riconosce come tale, perché tu sei l'unico a cui fare riferimento per avere speranza, guida e salvezza. Ma in un partito cattolico, che mentre quello di Popolare era un partito fra i cattolici, quello della Democrazia Cristiana è un partito dei cattolici, per l'unità politica dei cattolici, non può avere un capo carismatico, anche se ne avesse avuto le qualità personali, l'ambizione e la volontà, perché il suo capo carismatico ce l'ha già. Ed è molto, ma molto più alto di qualsiasi capo carismatico politico. È il pontefice, non c'è ironia in questo. È il pontefice. La Chiesa non potrebbe mai tollerare, quando legittima un partito politico, che addirittura un capo di questo partito politico venga investito di un dono divino. Perché il dono divino, se permetti, ce l'ho io. Me l'ha dato Gesù a Pietro. E quindi da questo punto di vista il carisma è sempre un fenomeno che richiede un contesto culturale e istituzionale che non entri in contrasto e in contraddizione. In questo caso, pensiamo a Fanfani, era uno che aspirava ad avere qualità carismatica, ma siccome viene dopo non ne trattiamo, sennò poi finisce che domani mattina stiamo ancora a parlare di Moro. Ma nella Democrazia Cristiana, partito dell'unità dei cattolici, dove c'erano personalità carismatiche come Dossetti, per esempio, come La Pira, a cui sono stati attribuiti caratteri carismatici, ma non può diventare il capo di un partito che intorno a sé coagula il consenso con la dedizione, perché lui incarna il bene comune, perché il bene comune dei cattolici lo incarna il pontefice. E solo con la morte di De Gasperi, che muore però sconfitto dal suo stesso partito nel 1954, dopo che un partito che, come lui stesso lo definiva, era un polipartito, praticamente non può, cioè, quando un partito è formato di tanti partiti e di tanti cavalli di razza, come poi si dirà della Democrazia Cristiana negli anni successivi, non può generare un capo carismatico a meno che non lo scelgano per poter convivere, e lo faranno, come accadrà poi negli anni 70, con Aldo Moro. E passiamo ad un'altra figura che, da quello che vedete, è giovanile, probabilmente non ha niente di carismatico, è un professorino molto intelligente, l'occhio acuto, e che diventa però un vero capo carismatico, Palmiro Togliatti. Ha doti carismatiche personali? Non sembra che lui avesse questa aspirazione, ma e qui abbiamo un altro fenomeno del carisma. Abbiamo visto il carisma personale di un Mussolini, che però poi si trasforma in un carisma istituzionale. Abbiamo visto un potenziale carisma di De Gasperi, ma che non può diventare carismatico perché c'è un sublime capo e supremo capo carismatico. Togliatti diventa l'unico vero capo carismatico, dal mio punto di vista, applicando le categorie di questa definizione, dell'Italia repubblicana. Perché ha delle qualità personali, perché aspira, perché vuole? Lui sicuramente vuole, altrimenti non avrebbe passato la sua esistenza nell'Internazionale comunista, e sicuramente è un uomo che si è totalmente dedicato a realizzare il bene comune attraverso l'interpretazione marxista della storia d'Italia. Lui ha sicuramente una fede carismatica in sé, è convinto che lui fa parte di un grande movimento internazionale che ha la missione di liberare l'umanità dalla schiavitù della classe. Ma c'è un altro strumento, e vediamo come la capacità personale di Togliatti, la sua abilità politica, che lo porta ad essere un capo tradizionale, perché non vuole rivoluzioni, non vuole guerre civili. Lui entra in dialogo con De Gasperi, in polemica col Giacobino Nenni, perché è moderato e frena tutti i tentativi rivoluzionari. Non sarebbe da questo punto di vista un capo carismatico, perché il capo carismatico deve rompere, invece lui voleva tenere insieme i cocci dell'antifascismo anche dopo il 1947, ma inizia la costruzione, perché il Partito Comunista è un partito carismatico. Non esiste solo l'individuo carismatico, esiste anche il partito carismatico, cioè il partito carismatico è un partito che ritiene di rappresentare l'avanguardia di un movimento di emancipazione umano, generale, che possiede la verità nella sua dottrina e che attraverso questa verità e questa dottrina sa qual è il bene comune e sa come portare l'umanità, il popolo italiano, la classe e tutta l'umanità verso il conseguimento del bene comune. Ma si comincia a costruire attorno a Togliatti il ruolo di una figura carismatica, non solo perché ce l'ha per conto proprio, è il migliore, come viene definito
nel 1945, nel suo 50° compleanno. 50°. Ma perché lui è l'erede migliore di un grande italiano martire. Antonio Gramsci è la propaganda del Partito Comunista negli anni 47, il decennale della morte di Gramsci, leggete l'Unità, un grande italiano. Questa anche dell'idea di Togliatti di inserire il Partito Comunista Nuovo, il Partito Nuovo, la Democrazia Progressiva in una lunga scia di grandi figure italiane, da Giulio Cesare, Cicerone, fino a De Sanctis, a Croce e a Gramsci. Ecco, qui è Togliatti che parla al congresso e ovviamente alle sue spalle, come nel regime comunista, c'è anche la sua fotografia. Il Partito Comunista è un partito carismatico, può proiettare quello che Weber chiama il carisma d'ufficio, cioè c'è l'istituzione che è carismatica, come la Chiesa. Noi potremmo avere anche figure mediocri di papi, non so se ce n'è stata qualcuna mediocre, ma insomma ci potrebbe essere, ma attraverso la sua elezione a Papa la Chiesa gli costruisce il carisma d'ufficio. Nel Partito Comunista influenza moltissimo la centralizzazione del partito. De Gasperi deve combattere col centro, con la sinistra, con la destra quasi filofascista, la sinistra filocomunista. Un capo carismatico, se vive in questa molteplicità di correnti che non lo riconoscono come capo, non può costruire, non può vendere il frigorifero nell'iglu, dove non c'è neanche la corrente elettrica. Lo stesso nel Partito Comunista invece è la struttura del partito, il centralismo democratico, che stabilisce nello statuto gli ordini calano dall'alto in basso, si discute ma poi decide il comitato centrale e si obbedisce. E nel comitato centrale Togliatti ha dei forti antagonisti, Secchia, che volevano la rivoluzione, eppure però lui viene riconosciuto come il capo indiscusso anche da chi non accetta e non condivide la sua linea politica. Perché? Perché il Partito Comunista è un partito carismatico che deriva il suo carisma dalla rivoluzione bolscevica, dalla Russia, da Stalin. La genealogia carismatica di Togliatti è Gramsci, di cui sono il discepolo, il compagno e l'erede e l'interprete fedele, ma tutti insieme siamo l'espressione del grande amico del popolo italiano, il primo partigiano della pace. Questo. Ed è interessante studiare come, mi pare il 5 marzo muore, le date non sono il mio forte, perciò non ho fatto la storia, il 5 marzo, mi pare, del 53 muore Stalin e c'è questa enorme celebrazione di questa figura carismatica che personalmente tutte le testimonianze dei comunisti che lo conoscevano negavano, sembrava una figura grigia, mediocre, cattiva. Lenin stesso l'aveva scritto: diffidate di lui e mandatelo via, però diventa un capo carismatico per milioni e milioni di diseredati nel mondo, perché è il grande eroe della vittoria dell'Unione Sovietica sul nazismo. E contemporaneamente si celebra nel 53, mi pare il 25 marzo, il compleanno di Togliatti. 26 marzo compie 70 anni e viene subissato Togliatti, appunto, che lui stesso dice adesso basta, quando dicono intitoliamo un istituto, istituto Togliatti, no, fatelo per i morti, non per i vivi. Viene addirittura, sarebbe ridicolo pretendere che tutti i comunisti si paragonino, si pongano come meta di raggiungere l'ingegno, il senso politico e la cultura del migliore di noi, e poi passò per antonomasia il migliore. Il coraggio umano e politico che egli, Togliatti, attinge nell'infinita dedizione al partito spoglia il nostro capo di ogni esitazione di fronte alle posizioni più nuove e più audaci, perché conforme al marxismo-leninismo. Vedete, una semplice frase di giornale, forse buttata lì per adulazione, però racchiude il significato anche limitativo. Lui è il migliore, ma è il migliore perché è dedito al partito, e il partito è il migliore perché è dedito al marxismo leninismo. I funerali di Togliatti furono uno dei più straordinari fenomeni di emozione collettiva che, come voi ben sapete, prima di quelli di Berlinguer, crearono un'enorme emozione anche in coloro che comunisti non erano. E Gottuso ha consacrato il carisma di Togliatti nel dipinto. Passiamo all'ultimo, e qui dobbiamo andare molto brevemente, perché lui stesso sosteneva che il giovane Nenni nasce repubblicano, è sicuramente un capo che da giovane ha
qualità carismatiche, tant'è vero che riesce a provocare la Settimana Rossa, l'unico tentativo rivoluzionario fatto in Italia nel 100 anni fa, giugno del 1914. È sicuramente un oratore efficace, io lo ricordo, chi lo ha sentito lo ricorda. Aveva un fluido, a volte si dice che il capo carismatico ha un fluido, il fluido è qualcosa che non si sa cos'è, un uomo è bello, una donna è brutta, un uomo è bello, però c'è chi affascina e chi non affascina. Lui affascinava, ma fra i due, secondo voi, chi è il politico più abile? Anche qui, lì si vede sostanzialmente un buon uomo, un popolano, di ottima ma non profonda elaborata cultura, di là si vede un professore cinico, freddo, che crede però nel comunismo, tant'è vero che ci ha vissuto tutta la vita con il comunismo rischiando la pelle, ma si vede che lo guarda con un certo compatimento e gli dice, accompagno Pietro, tu non sarai mai capo carismatico, perché ci sono io? Perché ci sono io? Nenni è un buon oratore, uno straordinario oratore, ma decide di mantenere dal 1935 al 1956 il patto di unità d'azione con i comunisti. Crede nella rivoluzione russa, ha il senso della missione, crede nella Russia che l'Unione Sovietica, nonostante alcuni difetti, sia la patria del socialismo per realizzare il socialismo, che il nemico siano gli Stati Uniti, sia la Democrazia Cristiana, ma Nenni non può aspirare a sviluppare le sue qualità carismatiche in un potere carismatico, perché è il capo discusso, viene anche bocciato nel 48 dopo la grossa perdita delle elezioni politiche, di un partito che è in continuo stato di scissione permanente. Un partito in continuo stato di scissione permanente o sviluppa un forte capo carismatico che lo tiene unito su se stesso, e ne abbiamo un esempio negli ultimi 20 anni, oppure non riesce, e Nenni non riuscirà a diventare capo carismatico di un partito che da quando lui lo dirige subisce continue scissioni, 47, poi il PSU, eccetera. E è l'unico che sopravvive, anche Togliatti, quando muore nel 64 avrà degli enormi funerali che testimoniano che comunque lo è stato, che l'avesse personalmente in sé, che fosse stato costruito da un partito che aveva il potere di creare un'istituzione, una figura carismatica. Nenni, come vedete, dal 70 praticamente viene estromesso dal partito, un po' viene estromesso, un po' si ritira, non partecipa più, non è più un uomo attivo, è amato, è stimato nell'Internazionale Socialista, lo invitano in Cina, lo invitano in Israele, da una parte all'altra, è amato, ma non è un capo carismatico. E qui si delinea poi la decadenza o l'ascesa di un nuovo capo carismatico, dal tribuno Nenni al professorale De Martino, che probabilmente dormiva anche. Il capo carismatico è colui che sta sempre sveglio e tiene la luce accesa, non può mai dormire, al nuovo astro ritenuto carismatico soltanto perché aveva la capacità o la volontà di decidere. Dopodiché, secondo me, è prudenza, e torniamo a Max Weber, che l'uso del termine carismatico sia fatto in modo molto parco, altrimenti rischiamo di scambiare per guide per il bene comune semplicemente dei venditori di farpeti. Grazie. Grazie a Emilio Gentile per questa interessantissima ricognizione, veramente non ci si stanca di ascoltarlo. È il momento delle domande, c'è qualcuno, immaginavo di sì, prego. Grazie professore. La standing ovation dimostra come l'economia abbia bisogno di storia. E quindi la ringraziamo in questo contesto. Volevo fare una piccola osservazione, poi una piccola domanda, velocissimo, e anche un piccolo documento che mi è venuto voglia di illustrare. Allora, l'osservazione è sì, parchi con l'uso della parola carisma, tant'è vero che l'attualità gli ha sostituito il quid, mi sembra, no? E quindi, questo però per renderlo neutro.
Sì, appunto. Va bene, questa era una piccola cosa. Mi scusi, la interrompo un attimo. Sì. Mi chiedono di alzarsi per la registrazione. Sì, grazie. Grazie. Il documento ha a che vedere con la carisma di Nenni, possiamo chiamarlo così. Mi ritrovo qua da una... me lo sono appuntato perché è particolarmente interessante a mio avviso. Se lo ritrovo, no? Ecco, come dice? Sì, arriva. Allora, un grande intellettuale carismatico, credo, Pasolini, nel 1961, in prima pagina sull'Avanti, dedica una poesia forse alla carisma di Nenni e gli dice: con che amore io vedo lei, acerbo, gli occhiali e il basco di intellettuale e quella faccia casalinga e romagnola in fotografie che a volerle allineare farebbero la più vera storia d'Italia, la sola. Ecco, le chiederei un piccolo commento a questa cosa. E la domanda è vera, la domanda è l'attentato a Togliatti potenzia il carisma? Grazie. Molto semplicemente, ci possono essere moltissime manifestazioni di simpatia, di ammirazione, si può avere carisma in tanti campi se si usa in modo inflazionistico, però poi si arrabbia Max Weber. Ma il capo carismatico è colui il quale crea un partito, un seguito, che lo sceglie e lo segue fino a quando è convinto che incarna una missione. Un segretario del partito che stringe un'alleanza con un partito che ha una potenza carismatica talmente forte che il primo partito d'Italia dopo la Democrazia Cristiana è il Partito Socialista, dopo diventa il Partito Comunista e il Partito Socialista continua a perdere. Un capo che perde non può essere un capo carismatico. Ci può essere rispetto, ci può essere ammirazione, ci può essere amore per la figura che incarna in sé un ideale d'Italia realistica, populistica, eccetera, eccetera. Ma questo non fa un capo carismatico. Il capo carismatico è colui il quale, attraverso il continuo successo, dimostra di avere l'energia per tenere unito un partito e condurlo come un seguito di fedeli verso la realizzazione del bene comune. Questo a Nenni non riuscì perché il suo partito fu in continua perdita elettorale, in continua scissione e soprattutto perché se si trattava di avere un capo carismatico per guidare il proletariato alla emancipazione dell'Italia nella scia della rivoluzione russa, ma c'era già Togliatti e c'era già il partito molto più di successo. Le concorrenze carismatiche difficilmente possono allearsi. Quando si alleano uno perde il quid o l'altro glielo schiaccia. Il 48 sicuramente l'attentato a Togliatti fu da una parte la grande capacità di Togliatti di impedire che una rivoluzione scatenata dall'attentato potesse pregiudicare definitivamente e far mettere fuori legge i comunisti come c'era, come Scelba avrebbe voluto, eccetera. Dall'altra è l'occasione, fecero un grande film. Nel 48 fu una grande occasione per alimentare il culto di Togliatti a cui si aggiungeva anche il martirio del tentato omicidio. Il rapporto fra capacità personale e artificio, come in tutte le religioni, compresa la Chiesa Cattolica, è sempre difficile da tagliare, come diceva Manzoni, mi pare, no? Il bene e il male non si può tagliare come si taglia il burro con un coltello. Ecco, prima della prossima domanda volevo ricordarvi che ci sono i libri del professor Gentile giù in vendita e il professor Gentile è disponibile a firmare le copie. E c'è ancora qualche domanda? C'è qualcun altro che vuole intervenire? Sì, in fondo, scusi, non la vedevo. Arriva il microfono. Volevo chiederle gentilmente un suo commento circa la perdita del consenso di Benito Mussolini. Secondo Renzo De Felice, lo perse nel 1938 con le prime leggi razziali, le alleanze, eccetera. Non so il suo punto di vista sulla perdita del consenso del popolo italiano verso Mussolini. Grazie. Il mio punto di vista è mutuato da Francesco De Sanctis, il quale, a proposito della questione di Machiavelli, cioè se Machiavelli era morale o immorale, disse: è una questione posta male.
Io penso che porsi il problema del consenso, con tutto il rispetto e l'ammirazione che ho avuto e che ho tuttora per Renzo De Felice e per tutti quelli che parlano del consenso al fascismo in polemica con chi dice che no, non ce ne fu, è che è una questione posta male, perché per il fascismo il problema non era il consenso. Tant'è vero che il consenso, se viene considerato come manifestazione di sempre più diffuse critiche al regime e a Mussolini, tutta la documentazione di cui noi disponiamo dimostra che quanto più Mussolini, prima ancora delle leggi razziali, accelera il processo di organizzazione totalitaria dello Stato, di invadenza privata del partito nella vita quotidiana, imponendo il costume, i saluti, le parate, eccetera, prima ancora delle leggi razziali, suscitava un profondo malcontento. E Mussolini non recede e continua e insiste. Se Mussolini si fosse preoccupato del consenso avrebbe immediatamente cambiato politica, e invece ciò che è tipico dei regimi totalitari è che loro non cercano il consenso come libera adesione a ciò che dicono, cercano il consenso come lo cercherebbe un generale in un esercito con la leva obbligatoria, cioè vuole che i soldati in qualche modo partecipino anche in modo entusiasta, ma se non gli interessa devono comunque obbedire. In questo senso dico che è una questione posta male, perché il fascismo non si poneva il problema se la sua legittimità derivava dal consenso, perché negava che la legittimità di un potere politico derivasse dal voto e dalla maggioranza della collettività, derivava dall'investitura carismatica. Il partito e Mussolini ritenevano di aver, con l'esperienza della guerra, incorporato la volontà della nazione e di essere la nazione. Se la nazione materiale, cioè il popolo, li assecondava, li seguiva, bene. Se non li secondava e non li seguiva, colpa loro. Tant'è vero che Mussolini è consapevole che gode, non parliamo di consenso, che sempre termine, di minore entusiasmo e approvazione degli italiani dopo il 1939, anzi addirittura si arrabbia talmente che gli italiani gli danno il massimo consenso perché ha salvato la pace e decide di fare la guerra. Quindi credo che la questione del consenso, ripeto, è come la questione di Machiavelli, se era morale o immorale, è una questione posta male. Ci sono altre domande? Prego, in terza fila. Vorrei chiedere al professor Gentile quanto ritiene essere stato determinante il fattore carismatico, la personalità del Togliatti nel prevalere, nell'egemonia, nel crescere dell'egemonia del Partito Comunista Italiano nei 40 anni di storia repubblicana rispetto ad altri paesi come la Francia o addirittura la Germania, che bandì sostanzialmente il Partito Comunista. Credo che preferendogli questo sia dovuto, oltre a tutte le qualità di un carisma derivato da Stalin, dalla rivoluzione bolscevica, dalla Russia e dal partito, dalle qualità personali di Togliatti. Era una personalità che rispondeva personalmente a tutte le lettere che gli giungevano, anche quando gli ponevano questioni di vicende private. Caro compagno Togliatti, anch'io convivo con una compagna e tutti mi guardano male, cosa devo fare? Altri invece, il fascino che lui esercitava sugli intellettuali come un fine filologo, che riprendeva addirittura anche le virgole di Benedetto Croce, a volte era troppo rozzo per essere un uomo di grande cultura quando diceva che doveva dare un calcio a Benedetto Croce, eccetera. Però credo che in Togliatti ci fossero delle qualità che mancavano a Torres o ad altri leader politici del comunismo europeo, tant'è vero che Togliatti poi aveva anche il suo personale prestigio, se non carisma, come segretario dell'Internazionale nei periodi più importanti. Le faccio io un'ultima domanda. Prima ha fatto un accenno ai funerali di Berlinguer, di cui ricorre l'anniversario quest'anno. Fu un capo carismatico? Credo che Berlinguer sia uno di quei capi carismatici retroattivi con rimpianto, perché quando lui era vivo e denunciava tutto quello che poi si sarebbe verificato, cioè una immonda commistione di politica e corruzione, per cui alla fine non si sapeva più se in Italia la corruzione era diventata una politica, in realtà nessuno lo seguiva in maniera così appassionata come sembra che oggi tutto il popolo italiano. Se fosse vivo Berlinguer lo farebbe non Presidente della Repubblica ma Papa, visto che manderebbe subito l'altro Papa in ritiro, e quindi penso che questo sia un altro problema della politica italiana.
che in alcuni casi scopre delle personalità carismatiche che sono essenziali a volte per salvare una democrazia. Roosevelt è personalità carismatica per salvare la democrazia negli Stati Uniti, Churchill è personalità carismatica, ma il carisma è anche qualche cosa che non si può possedere in maniera irrevocabile, è qui che il rapporto è sempre con la collettività del bene comune. Un Berlinguer sarebbe stato un capo carismatico senza pretendere poi di essere l'unico capo carismatico del Partito Comunista, l'unico Partito Comunista, non lo sappiamo. Sappiamo però che Churchill viene sentito da tutti come un capo carismatico, ma appena finito la sua missione carismatica, salvare la Gran Bretagna dal nazismo, lo mandano a casa alle prime elezioni. Hai fatto il tuo ruolo, adesso basta. La democrazia, quando è nel popolo, riesce ad avere necessità di un capo carismatico, lo sceglie, ma lo manda a casa quando ha svolto il suo compito, cioè ha salvato la democrazia. Non è ingratitudine, è normalità, perché la democrazia è la capacità che ciascuno di noi possa partecipare razionalmente a decidere su cosa è il bene comune, discutendo pacificamente con gli altri e scegliendo periodicamente e pacificamente chi lo deve interpretare, e se ricorre a un capo carismatico vuol dire che qualcosa nella democrazia è malato. Non abbiamo purtroppo più tempo, quindi ringraziamo il professor Gentile e buongiorno a tutti. E non fidatevi dei capi carismatici, sia ciascuno carisma a se stesso.